che oggi non monto patte, lo posso far girare la corda? No, mettiamolo in giostra oggi, così fa un lavoro un pochino più leggero rispetto al solito. In questo video parleremo della giostra. Ricorda un po' la giostra del Luna Park. È stata subito una parte fondamentale nelle scuderie già a partire dal XX secolo. Già all'epoca utilizzavano la giostra per far muovere i cavalli e ne avevano un beneficio. Ai giorni d'oggi le giostre sono una parte molto importante dei maneggi. Esistono diversi tipi di giostre. I modelli di giostra più diffusi sono formati da divisori attaccati a un braccio meccanico che li fa girare. Ma quando si usa la giostra? Beh, la giostra si può usare in giorni in cui non avete voglia di montare, volete fare un lavoro leggero ai vostri cavalli, oppure si può utilizzare anche prima di montare il cavallo in modo tale che cominci a riscaldare un pochino la muscolatura, o dopo il lavoro per defaticare. Ragazzi, adesso vi dico una curiosità, lo sapevate che esiste anche la giostra con l'acqua? In realtà serve come... Serve per la riabilitazione, perché il cavallo passeggiando nell'acqua tonifica gli arti. Ma qual è la differenza tra la giostra e il lavoro con la corda? Allora, la giostra e il lavoro alla corda sono due lavori completamente diversi per il cavallo. Nella giostra solitamente l'andatura è il passo, appunto come abbiamo spiegato prima si fa un lavoro leggero di o riscaldamento o defaticamento post lavoro. Il lavoro alla corda è un lavoro in cui il cavallo ha la possibilità di muoversi nelle tre andature, quindi passo, riscaldamento, trotto e galoppo. La differenza è che comunque il lavoro alla corda è un lavoro un pochino più dinamico, che implica quindi uno sforzo maggiore rispetto a una passeggiata nella giostra. Quindi che cosa possiamo fargli fare al cavallo nella giostra? Allora, nella giostra noi li facciamo solo andare al passo. È una natura tranquilla, quindi i cavalli nella giostra è meglio che non trottino, perché potrebbero anche magari farsi male se vanno a un'andatura troppo veloce e non sono abituati. Questa giostra è una giostra che viene utilizzata principalmente solo al passo. Passo lento, passo un pochino più attivo, a seconda della velocità che si sceglie. Quindi il cavallo può girare sia a mano destra, quindi in senso orario, sia a mano sinistra, quindi in senso antiorario. Quanto tempo deve stare il cavallo in giostra? Il tempo varia, dipende dalla tipologia di lavoro che devono fare. Adesso prenderò Pat dal box e lo metteremo in giostra. Allora Kiki, prendo Pat. Sì. Andiamo in scuderia ed ecco il nostro Pat. Ciao Patti, sei pronto per fare un giro in giostra? Kiki, ma la coperta va tolta? No, possiamo lasciargliela, se non è troppo stretta e non gli tira sulle spalle gliela lasciamo, però io gli toglierei il collo. Va bene. Glielo sganciamo proprio. Tutto, sì. Ok. Sì. Sì, perché potrebbe magari cadergli da una parte all'altra e quindi potrebbe dargli fastidio o comunque essere pericoloso. Ok. Vi devo mettere qualche protezione? No, lui è molto tranquillo in giostra, quindi può andare senza protezioni. Dipende un po' dal tipo di cavallo. Magari i cavalli un pochino più agitati sono le prime volte che vanno in giostra, è meglio metterli per sicurezza. Ok. Ok. Ma come funziona la giostra?
Allora, dobbiamo mettere dentro patte quando la giostra è ferma, quindi dobbiamo aprire la porta, c'è un sensore che la fa fermare, quindi apriamo la porta un posto prima per poi metterlo dentro e farlo ripartire schiacciando il pulsante sulla centralina. Vediamo come funziona il meccanismo. Allora Silvia, guarda, questa è la centralina della giostra. Possiamo schiacciare F4 e direttamente start per un passo più lento, o F4, F1, start per un passo un pochino più veloce e una durata maggiore. Allora, vieni, avvicinati a me, apriamo. Qui il sensore segna alla giostra di fermarsi, la paratia è libera, qui entra, girati sempre tu verso l'uscita. Ok. Girati verso l'uscita, così per questioni di sicurezza sei già fuori. Ok, chiudiamo. Ok, abbiamo chiuso, quindi a questo punto possiamo dare il via alla giostra. Ragazzi, accendiamo la giostra. E questa era la giostra. Se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Guardate altri video. Ciao! Dopo 3 mesi di lungo lavoro è uscito il mio nuovo primo libro. Eccolo qua. Questo è il mio libro. Si chiama La mia storia da amazzone a youtuber. Racconta tutta la mia storia, da quando è iniziata la mia passione per i cavalli, e racconta anche del mio canale YouTube. C'è proprio tutto, eh? Ci sono tutti i pony, c'è Paco, ci sono i miei video didattici, ci siete anche voi. Se volete saperne di più, lo trovate su Amazon.